Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video dedicato al Natale, anche oggi tutorial e come vedete niente toni caldi o quasi. Ho usato un bellissimo pigmento di Inglot Duochrome, è super super glitteroso, ho usato i glitter, ho usato qualche prodotto di Pupa e mi sono ispirata agli orecchini che mi vedete indossare, che li ha fatti una ragazza che conosco, mi piacciono un sacco, sono super sirenosi. E ho deciso appunto di ricreare un trucco che si abbinasse. Come sempre, spero vi piaccia, io vi lascio al tutorial e buona visione. Inizio applicando la base sugli occhi, che è sempre quella di Essence, che ormai ho quasi finito e devo ricomprare. Ho rispolverato la palette The Nudes di Maybelline e inizio con questo ombretto chiaro, un avorio, un po' shimmer, e lo applico appena sopra la piega. Dalla stessa palette scelgo poi quello più vicino, che è un marroncino matte, un color biscotto, e lo applico sopra il precedente. Vado a scegliere un marrone grigio un po' più scuro e lo vado a concentrare principalmente sulla V esterna. Ora scelgo una base per glitter, questa è di Elf, e la vado ad applicare con un pennello piatto sulla palpebra mobile. Scelgo ora questo bellissimo pigmento di Inglot, il numero 120. È un duochrome marrone, viola, azzurro, un po' rosa, insomma, ha un sacco di riflessi. E come vedete lo vado a tamponare sulla palpebra mobile. Il primer mi è servito per farlo aderire di più e appunto per avere un'intensità maggiore del pigmento. Così, insomma, si vede bene bene e rimane bello fermo tutto il tempo. Dalla palette di Maybelline riprendo il marroncino che ho steso per ultimo e vado ad applicarlo un po' sulla V esterna. Scelgo ora il nero e la vado a definire ulteriormente, concentrandomi principalmente vicino alle ciglia. E ora eyeliner, io scelgo il Precision di Mulac. Dalla Naked Basic 2 vado a scegliere Undone, che è l'ultimo, il più scuro, e lo vado ad applicare sulla V esterna anche sopra l'eyeliner per sfumarlo un po'. Sul viso applico il fondotinta Dream Velvet di Maybelline, che mi aveva portato a casa mia sorella dall'Irlanda. E come vi dico sempre, se andate all'estero e lo trovate, vi consiglio di acquistarlo perché è molto molto valido. Questa volta come correttore scelgo il Pro Conceal di LA Girl che io ho acquistato da BB Cream Italia. Fisso poi tutto con la banana powder di Ben Nye. E come vedete vado a fare il baking, come si chiama, quindi applico una quantità maggiore di cipria vicino alle ciglia inferiori, quindi dove ho applicato il correttore, e poi la vado a tirare via. Scelgo il marroncino che ho scelto all'inizio dalla palette di Maybelline e lo applico vicino alle ciglia inferiori.
vado poi a sfumarlo con questo marrone shimmer, sempre della palette di Maybelline, e lo applico con un pennello morbido e sfumo bene il colore precedente. Scelgo ora il Red Queen Highlighter di Pupa, il bellissimo illuminante della collezione natalizia, e lo vado ad applicare nell'angolo interno in modo da creare una base di punto luce. Scelgo ora i glitter dorati di Madina e li vado ad applicare sopra l'illuminante di Pupa che ho appena steso. Ovviamente li applico con la base per glitter di Elf. Sono molto belli e molto molto luminosi. Li vado poi a sfumare un po' con il pigmento di Inglot che ho applicato sulla palpebra, semplicemente prendendo il pennellino con cui l'ho steso. Ora sulle ciglia applico il Forbidden Volume di Essence. Per definire il viso scelgo i prodotti di Nabla, come sempre prima Gotham per definire appunto e poi Saint-Tropez per scaldare un pochino di più. Don't fall asleep. Sulle guance applico il mio preferito del periodo, ovvero il blush Satin Love di Essence. Come faccio ultimamente, sulle sopracciglia applico gli eyebrow gel di NYX, inizio con brunette e poi vado a definire il tutto con espresso. Illumino il viso con l'highlighter di Pupa. Termino le labbra con un altro prodotto Pupa, Lime Matte Lip Fluid, la mia tinta labbra preferita tra tutte quelle che ho. È super super confortevole, quindi vi consiglio di provarle. Questa è la tonalità numero 13, come vedete è molto naturale. E questo è il trucco sirenoso terminato, io spero come sempre vi sia piaciuto, mi raccomando ho bisogno di voi, quindi mettetemi un like al video, lasciatemi un commento, seguitemi sui social, vi aspetto dappertutto e veramente ci tengo un sacco, quindi aspetto le vostre spolliciate, aiutatemi e vi saluto e vi aspetto domani, ciao!